Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi finalmente apriamo il calendario dell'avvento di Zalando. A parte il fatto che è pesantissimo, è enorme, è minimal, è proprio bello, è proprio fatto bene. Arrivato inaspettatamente in pochissimo tempo e il nostro calendario, mamma mia, è strapesante. Cerco di far vedere un po'. Che bello! Adoro questi colori, vedi, cioè quest'anno proprio è il mio, si vede che è il mio colore. Quest'anno va di moda il lilla, no ma aspetta che... Aiuto! Cioè è stupendo, bello da matti. Quindi niente, cominciamo subito perché sono veramente stracuriosa di vedere cosa ci riserverà quest'anno Zalando. Allora, vedo anche che i nostri regalini sono impacchettati in questa carta. Questa carta. Andiamo a prendere il nostro primo regalino. Ok, partiamo con la skincare. Queste qui sono delle ampolle concentrate per illuminare e rendere il viso radioso. Il brand è Babor, è un brand tedesco. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi una settimana di trattamento. Ma guarda, ma che bello, qui c'è anche tutta la spiegazione, come applicarlo, come fare il trattamento. La numero 2 non la vedo. Ah, eccola qua. Perché è piccolina. Troviamo un... Ah, adoro! Doppione. Abbiamo un mascara di Bobbi Brown. È lo stesso che abbiamo trovato nel calendario dell'avvento di ASOS. Ed è appunto il... Come dicevo in un altro video, non ho mai provato mascara di Bobbi Brown e sono molto curiosa di provarlo. Numero 3. Qui si inizia ad andare sul pesante. Oh. adoro. Abbiamo un prodotto di Rituals, che bello, ho fatto praticamente le scorte per sempre, ed è un doccia schiuma energizzante con arancia dolce e legno di sandalo della linea Ritual of Mer. Che bello, ovviamente una bella full size e niente, adoro, sono contentissima, bellissimo prodotto perché adoro questa azienda e sono strafelice di aver trovato anche qui. Bellissimo, davvero. Andiamo avanti. Numero 4. Vabbè, queste scatole sono comunque immense. Questo calendario lo riutilizzerò sicuramente perché è bellissimo. Comunque, alla 4 c'è una roba sottilissima. Sembrerebbe una maschera. Ed è una maschera. Starskin. Ah, sono i pezzocchi. Dalla consistenza sembrano essere in hydrogel, non lo so. Però ho provato quell'avviso, sempre di questa linea, ed è una favola. Adoro. Molto bene. Sono super contenta. Proseguiamo con la casella numero 5. Questo mi piace... No, questo non mi piace proprio. Abbiamo due paia di ciglia finte, ma sono entrambe stralunghe e proprio finte. No, non mi piacciono per niente. Sono troppo lunghe e si vede proprio che sono proprio... Cioè, finte. Quel fintone che non mi piace. Andiamo avanti, non demordiamo, siamo solo all'inizio. Rido perché c'è tipo una scatola così. Numero 6, eccola qui. Scatola lunghissima, prodotto mini. Abbiamo il classico Estée Lauder Advanced Night Repair, che io uso da sempre, lo sto usando anche in questo periodo, e niente, è il siero per eccellenza antietà, per me il siero, per me non esiste altro, lo uso da anni e continuerò a usarlo perché mi trovo veramente molto bene. Questo sì, è la versione un po', diciamo, il campioncino che ti regalano, però cioè, mi fa troppo ridere questa cosa, ma perché? La numero 7. Comunque è bello avere il calendario comunque tutto poi incartato, c'è proprio quell'effetto del godersi il momento, no? Veramente bello. E dalla numero 7 abbiamo questo prodotto Glow Drops. Cos'è? È un primer makeup illuminante. Ah, questo brand Jekka Black, non lo so, comunque beh, è un brand appunto vegano. Non ho mai sentito, non ho mai provato nulla di questo brand. Bene, abbiamo trovato l'occasione per provarlo. 8. Vediamo. L'8 c'è una bella scatolina. Adoro. Una grande scatolina. È
questo, vabbè, dai, questo è una cosa che è sempre molto utile. E di Glove, ho diverse cose di Glove. Questa è praticamente la classica fascetta per fare la nostra skin care. Bella perché praticamente si può appendere volendo anche all'albero. Comunque, questa è la nostra fascetta. Stramorbida, mamma mia. Bello, adoro. E anche Animalier, adoro. Bellissima, stramorbida. È sicuramente un accessorio che ci fa comunque sempre comodo. Regalo molto apprezzato. Numero 9. Che brutto, mi perdo. 9 dicembre. Questa è una... Ah, Corres, quel marchio greco. È un qualcosa alla super vitamina C ed è una maschera notte, una sleeping facial mask, alla, appunto alla vitamina C, e deve proprio andare a rimpolpare e dare luminosità al viso. Anche le maschere notte le sto apprezzando da qualche anno a questa parte, perché mi sveglio veramente e mi rendo conto di avere una faccia diversa. Quindi sono super curiosa di provare anche lei. Bella bella. Ok, andiamo avanti. Numero 10. Ok, e qui abbiamo un prodotto di Mina. E che cosa sei tu? Forse un ombretto? Sì, è un ombretto in crema, ovviamente. Ah, è metallizzato. Ok, bello. Ci sta. Per il Natale è un colore che ci sta. E abbiamo trovato il nostro prodottino makeup. Proseguiamo con la 11, eccola. Ok, ed abbiamo trovato la crema che io userò la prossima estate. Per me d'estate esiste solo la Clinique, è l'unica crema che riesco a tenere addosso, e questa appunto è l'ultima uscita, è la 100 ore, cioè non è che poi per 100 ore non ti metti più la crema, no, però comunque ti dà questo effetto super idratante. È una crema in gel, è anche perfetta come base per il makeup. Io d'estate davvero uso sempre solo lei, perché è l'unica che comunque con il caldo, con il fondotinta, non il fondotinta, le cose, è l'unica che comunque mi lascia la pelle idratata e comunque mi fa durare anche il makeup. Quindi stupenda. Ho un'altra crema per la prossima estate. Adoro. Sono felicissima. La numero 12 potrebbe essere un prodotto makeup. Vediamo. Sì. E abbiamo un pennellino. I pennellini ci fanno sempre comodo. Questo qui è di Luvia. Ed è Luvia è un brand vegano. Io ho comprato diversi pennellini. Questo qua è angolato. Quindi perfetto per angolo esterno. Qui piccoli dettagli, insomma. Carino, carino, carino. Bello morbido. Molto, molto morbido, direi. E quindi, cioè, questi qui fanno sempre stracomodo. 13. Ci sta. Ci vuole del rosso nel calendario. Questo è un rossetto. Uno smalto rosso del brand Incredible. Bellissimo il nome. Dov'è la festa? Bello, bello. Un bel rosso Ferrari. Un bel rosso proprio con lo... succoso, succoso, molto ma molto carino questo colore. 14, eccola. Torniamo ai pacchettini sottili. Ah, ok, abbiamo il gua sha. Io non sono molto da questi robi, insomma. Però cioè, chi li usa costantemente dice che veramente fa miracoli. Il problema è che io non ci ho voglia. Già la mattina quando mi sveglio faccio fatica a lavarmi la faccia, cioè detta come va detta. Però andarmi a mettere anche questi robi qui, insomma, bello però. Però è molto carino, cioè fai tutti i massaggi tipo così, così, tipo... Però vedi, forse questa è l'occasione giusta per provarlo, però dovrei essere costante, a me questa è la cosa che mi manca. Però è bello, sembra tipo di quarzo rosa, dovrei far tipo una petizione una settimana, provarlo mattina e sera, non so se ce la farò, però dai, possiamo provarci. 15 dicembre... Oh, che bello, abbiamo un mini Mer, adoro. Mer è uno tra i miei nude preferiti di MAC. Adesso questo lo apriamo un attimo, non lo swatcho perché questo lo regalo, perché io ne ho una marea. È veramente un colore stupendo, veramente bellissimo. Una mini size, ma ragazzi, i rossetti quanto ci durano? Io faccio una fatica di disumana a finire i rossetti, quindi va benissimo così, va bene lo stesso. Bello bello, adoro. Infatti oggi indosso sempre di MAC Blankety. La 16. È mezzo uscito. Toc. Cos'è tu? Peter Thomas Root. Maschera enzimatica esfoliante. Dovrebbe essere forse tipo un po' quella di Wishful di Huda. Ovviamente questo qui si vede è un piccolo campioncino, però comunque dai, per provarla perché non ho mai sentito questo brand. Ok, proviamolo. 17. Ok, qui abbiamo Ava come lava.
Abbiamo questa crema mani che ho trovato l'anno scorso, e però mi era piaciuta comunque, non era per niente male. Ok, una bella cremina mani che fa sempre comodo avere. Mi piace un sacco il colore di... Ma io perché mi faccio rapire dai colori? Comunque ci sta, la crema mani ci vuole. L'inverno fa freddo, sono secche, si screpano, si spaccano, queste qui ci vogliono. 18 dicembre... Skincare, allora, questa non riesco a capire il brand, comunque è un contorno occhi al cetriolo, acido ialuronico e caffeina, ammazza, idratante e ripolpante. Che bello questo packaging, ma bellissimo questo barattolino, sembra tipo un mini barattolino di marmellata, sai quelli che trovi tipo negli hotel, no? Ma io come vado a pensarlo? Carina. Anche lui brand sconosciuto fino ad oggi, e niente, lo voglio provare tipo subito. Però io voglio più make up. 19 nella nostra scatola. Enorme. Ah, ho capito. E niente, ogni anno troviamo questo dispositivo nel calendario dell'avvento di Zalando e abbiamo il nostro Foreo Luna Mini 2. Io sinceramente sono molto scettica verso questi dispositivi. C'è stato un momento in cui ho provato a usarli, però niente, sono troppo aggressivi, anche se comunque sono in silicone, ma andare tutti i giorni con questo robo in faccia non fa bene alla nostra pelle assolutamente, quindi ho smesso di utilizzarlo. Mi dispiace perché comunque non è neanche quello piccolino che ho trovato, quello ricaricabile che dopo non puoi usarlo più. Infatti quello che ho trovato l'anno scorso, quello sempre grande, è ancora lì nel cassetto, non l'ho manco mai toccato, che aveva anche la mascherina. Mi dispiace ma non ce la faccio, è più forte di me, questi dispositivi sono troppo aggressivi e preferisco lavorare con le mani, anche perché comunque questi accessori, cioè, hanno anche dei prezzi, quindi cioè costano, però io non mi fido. Non me fido, e quindi, visto che non mi fido, vado a cercarmi la numero 20 che è di fianco. E vai, festa! Che fantastica sta fiesta! Anche Zalando ci ha regalato. Sto male, sto andando al mio incubo. Ci ha regalato un bellissimo spray di Mario Badescu. Io non ce la faccio, ormai non lo ripeto più perché divento anche noiosa, no? Però io non riesco, non fa per me. Mi dispiace Mario Badescu, non ce l'ho con te, però su di me non c'è verso. E siamo al 21 dicembre, poco make up comunque. 21, sì, 21 dicembre. No, neanche qui c'è del make up. Ok, abbiamo un prodotto per capelli alla cheratina, Professional Hair Care, ma quindi cheratina è il brand? È un ristrutturante istantaneo per capelli danneggiati, però mi piace questo packaging, non so, mi fa venire voglia di usarlo. Si può provare, si può provare. 22, oh, questo mi piace da matti. Questo prodotto io lo adoro, è l'olio struccante di Pai. Questo qua mi è piaciuto da impazzire, giuro. Se io andassi adesso a struccarmi, cioè ci devo andare tra un po', usare solo lui mi toglie da solo tutto stambaradam che mi sono apparecchiata. È una roba allucinante, ti lascia proprio quella pelle pulita, cioè lo senti che ti sei lavata bene, che senza far doppia detersione. Mi basta lui, è fenomenale, un prodotto che adoro follemente. Che bello, ne avevo finiti due, questo è il terzo che praticamente ormai non compro, è veramente eccezionale. E quindi giungiamo alla nostra penultima, sì, 23 24, quindi penultima casellina. Oh, make up, ok. Questo è un prodotto di Kiko ed è un eyeliner. Ah, ok, bello. Questa è la linea, quella, come si chiama? Quella linea green, comunque. Io non uso Kiko da una vita, ma da una vita. Sembra anche bello nero, però. Ti dirò. Proviamo, vediamo come si comporta. Ok, e siamo giunti alla nostra ultima casellina. Si vede che sono un po' delusa. Però dai, apriamo prima l'ultima, poi andiamo alle conclusioni. Comunque, regalino numero 24. Beh, ok, torniamo sempre alla skincare, però è una skincare di lusso. Questa è la The Rich Cream di Augustinus Bader. E questa crema è super famosa, cioè è conosciuta proprio a livello mondiale. Assolutamente un brand di lusso. Questo è poco, ma sicuro. Però
per quanto possa essere lusso, io volevo più make-up. Non lo so, ci sono rimasta un po' così quest'anno, sono sincera. Non sono così entusiasta come gli altri anni, ecco, gli altri anni era veramente bellissimo. Con tutto il rispetto per Foreo, basta, ogni anno ci metti Foreo. Cioè, per chi lo compra per la prima volta, assolutamente bellissimo calendario. Per chi come me lo sta acquistando da diversi anni, è un po' ripetitivo, un po'. Cioè, io vorrei più make-up, quello è il discorso, capito? Quindi, sono sincera, non credo che lo ricomprerei. Mi dispiace però, perché quest'anno potevano fare i botti, invece avevano solo le cipolline lì. E quindi niente, fammi sapere tu cosa ne pensi, se l'hai comprato, se lo comprerai oppure risparmierai i tuoi soldini. E io spero tantissimo che questo video ti sia piaciuto e che ti abbia fatto un po' di compagnia. Io ti mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo calendario.